Riapriranno lunedì agli studenti le porte dell'Istituto Nautico Mennella di Forio, in seguito ai lavori di messa in sicurezza effettuati dalla città metropolitana e dalla verifica della staticità della sicurezza dell'edificio e delle strutture adiacenti. Il sindaco ha infatti revocato questa mattina l'ordinanza che ne disponeva la chiusura a causa dei danni subiti dal terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia il 21 agosto scorso. A darne l'annuncio il consigliere metropolitano delegato all'edilizia scolastica Domenico Marrazzo nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina nella sede di via Cardinale Lavitrano, l'unica rimasta agibile delle quattro a disposizione del Mennella. Oggi, così come ci eravamo impegnati il giorno 10 novembre con i sindaci dell'isola e i dirigenti scolastici, abbiamo ottenuto il provvedimento di revoca della inagibilità dell'istituto nautico, quindi da lunedì i ragazzi potranno frequentare l'istituto nautico. Finalmente rientriamo in possesso dell'edificio di via Matteo Verde che ospita i laboratori altamente tecnologici dell'istituto nautico del Mennella, quindi la nostra emergenza non è finita, ma sicuramente i ragazzi potranno avere a disposizione finalmente delle aule e dei laboratori attrezzati per la qualità della loro formazione scolastica. Un passo in avanti in un'emergenza che non è finita. Stop ai doppi turni presso il Terese di Ischia, ma al polispecialistico Mennella mancano ancora altri due plessi, quelli non di proprietà della città metropolitana. In attesa di risolvere definitivamente la questione delle sedi scolastiche sull'isola attraverso l'utilizzo della struttura che attualmente ospita il Tribunale e con altre soluzioni. Abbiamo già avviato l'iter insieme al sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, affinché l'iter burocratico possa concludersi in tempi rapidi per l'acquisto del centro polifunzionale. Visite e sopralluoghi per la delegazione della città metropolitana che ha visto il delegato Marrazzo prendere parte anche al consiglio d'istituto convocato presso il Mattei per i lavori necessari alla sua riapertura in attesa del decreto del commissario all'emergenza del MIUR. L'ente guidato dal sindaco Luigi De Magistris sta mettendo in campo una strategia alternativa. Ci stiamo adoperando già da qualche settimana parallelamente all'iter che abbiamo avviato col commissario del MIUR con i fondi CIPE che già sono previsti all'Istituto Mattei, quindi abbiamo depositato presso il provveditorato alle opere pubbliche una variante ai lavori già in corso di esecuzione, attendiamo in nulla osta, dopodiché siamo pronti ad effettuare i lavori. Oggi è una giornata estremamente felice per il Mattei, il consigliere Marrazzo ha portato una notizia che noi non conoscevamo e non ci aspettavamo, i ragazzi sono stati non dire contenti ma felici. In seguito a questa notizia hanno deciso di interrompere l'autogestione. Da lunedì inizieranno le lezioni al Mattei regolarmente. Noi abbiamo ottenuto quello che volevamo, che le istituzioni ci ascoltassero, e così è stato. Quindi noi lunedì, grazie comunque al dottor Marrazzo che ci è venuto in questa riunione, grazie al preside, noi siamo soddisfatti, da lunedì riprenderemo le lezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi, il Mattei ha comunicato la disponibilità ad ospitare i piccoli allievi della scuola media Ibsen di Casamicciola, rimasti senza sede dopo il terremoto.